Buongiorno, segretario, procediamo all'appello. Buongiorno, questa è la seduta numero 884 del 7 maggio 2021. Procedo a chiamare l'appello dei consiglieri della sesta commissione consiliare. Consigliere Anello, presente. Consigliere Cusumano? Consigliere Gelarda? Buongiorno, presente. Consigliere Scarpinato? Buongiorno, presente. Presidente Anello, 3 consiglieri presenti su 5. Non ha chiamato il presidente Zacco. Oh, scusate, presidente Zacco. Assente. Presidente, buongiorno. Entra. È arrivato il consigliere Cusumano. Perfetto. Perfetto. E allora, con 4 consiglieri presenti, verificata la presenza del numero legale, dichiaro aperta la seduta e passiamo alle comunicazioni. Ci sono comunicazioni? Presidente, io solamente sull'ordine dei lavori. Sì, allora non è una comunicazione, è l'ordine dei lavori. Prego, prego. Assolutamente. Allora, presidente, atteso che noi abbiamo in commissione una serie di delibere con parere d'urgenza, ovviamente abbiamo visto che è successo ed è capitato che le date rispetto alle scadenze sono state modificate spesso e volentieri dal legislatore, non ultimo abbiamo mi riferisco a quella legata al bilancio e quindi a tutti quegli atti propedeutici. Però allo stato attuale noi abbiamo 2 delibere con parere d'urgenza che sono il canone unico, che a mio avviso necessitano di un approfondimento, anche perché, lei lo sa, abbiamo ricevuto non solo le associazioni di categoria, lei sa che sono 2 le delibere, una afferente ai mercatini, l'altra ovviamente a tutto l'altro mondo, non ultimo abbiamo ricevuto le associazioni afferenti la pubblicità e quant'altro. Sarebbe opportuno approfondire entrambe leggendole per poi anche nei prossimi giorni incontrare l'amministrazione attiva ed esitarle, perché a mio avviso il parere d'urgenza, lei sa, la normativa prevede 5 giorni e dovrebbero essere già scaduti, atteso che comunque il parere della commissione non è un parere vincolante. Quindi la mia proposta è quella di approfondire entrambe le delibere rileggendole e commentandole, aprendo anche una discussione politica in commissione. Grazie. Sì, grazie consigliere Scarpinato. Consigliere Gelarda, consigliere Cusumano, avete interventi di comunicazioni? No, presidente, no. Gelarda non ha nulla da comunicare. Benissimo. E allora, sull'ordine dei lavori, condivido la richiesta del consigliere Scarpinato. Devo dire, il parere d'urgenza era arrivato perché c'era una prima scadenza del 30 aprile che è slittata di 30 giorni e quindi sostanzialmente abbiamo l'opportunità di esaminarle con calma. Abbiamo ascoltato le associazioni di categoria, dobbiamo ascoltare anche di nuovo gli uffici, quindi approfondirle qui oggi in commissione è una cosa assolutamente costruttiva e positiva. Quindi segretaria, se procediamo e lo mettiamo in video la prima delibera, noi cominciamo a leggere. Un attimino. Quindi ripeto, prima di metterla al video, regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione del suolo pubblico e di autorizzazione a esposizione pubblicitaria. Ci riferiamo a questa. Un attimino, la mettiamo subito. Vedete sullo schermo la delibera? Mi date conferma? Non vi sento.
vediamo sullo schermo la delibera, ma l'altra delibera, l'altra delibera l'abbiamo presa in considerazione? Che lei stava leggendo l'oggetto della... Sì, io la vedo pure. Quindi devo leggere questa, vedete? Invece l'altra qual è? Signora? Allora, subito. Così, la vediamo. L'altra mi sembra, diciamo... Sì. Più corposa, più difficile. No, quella è un po' più articolata in verità. Regolamento per l'applicazione del canone unico per l'occupazione delle aree destinate a mercati. Esattamente, questo. Io direi di iniziare con questa che è un tantino più semplice, per poi passare a quella più corposa che avevamo appena visto. Va bene, Presidente, nulla contro. Va bene, procediamo con questa dei mercati. Ok, vedete? Consiglieri, mi date consigli? Sì, vediamo, almeno io vedo. Procedo. Regolamento per l'applicazione del canone unico per l'occupazione delle aree destinate ai mercati. Premesso che l'articolo 52 del decreto legislativo 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del decreto legislativo 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi e altre entrate dell'ente locale, disponendo che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di leggi vigenti. Per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1, commi da 837 a 845, a decorrere dal 1 maggio 2021, i comuni e le città metropolitane istituiscono con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo numero 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree degli spazi appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche strutture attrezzate. L'articolo 4,3 quater del decreto legge 30 dicembre 2019, numero 162, convertito con modificazioni della legge 28 febbraio 2020, numero 8, ha disposto che, limitatamente all'anno 2020, non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, numero 160. Si applicano per il medesimo anno l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi 1 e 2 del decreto legislativo 15 novembre 1993 numero 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 numero 446. Considerato che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche strutture attrezzate, in luogo dei prelievi relativi alla tassa di occupazione del suolo pubblico e limitatamente alle occupazioni temporanee, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti. Vista la disposizione contenuta nel comma 838 articolo 1 legge 160/2019, secondo la quale il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti
il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo secondo del decreto legislativo 15 novembre 1993 numero 507. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo. I prelievi e sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 numero 147. Ravvisato l'obbligo di legge di istituire e disciplinare il nuovo canone di concessione al fine di definirne le regole per l'applicazione nei limiti della disciplina di legge, che nel prescrivere un nuovo prelievo di natura patrimoniale comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie, tenuto conto del vincolo imposto dalla medesima norma riguardo all'obbligo dell'invarianza del gettito rispetto a quello conseguito dai tributi che sono sostituiti dal canone. Dato atto che sono esclusi riflessi diretti sulla situazione economica finanziaria e sul patrimonio dell'ente connessi all'emanazione del presente atto, nella considerazione che questo provvedimento non comporta effetti finanziari, cioè né impegno di spesa né diminuzione di entrata. Parimenti sono escluse variazioni indirette economico-patrimoniali alla luce del vincolo imposto dalla legge istitutiva del canone riguardo all'obbligo dell'invarianza del gettito rispetto a quello conseguito dai tributi sostituiti. Vista la circolare 2DF del 22 novembre 2019, relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata, che ha chiarito come il comma 15 ter dell'articolo 13 del decreto legge numero 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, COSAP, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo numero 446 del 1997 e che pertanto i comuni che soggettano all'occupazione di strade e aree del proprio demanio patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari che non sono pubblicati sul sito internet www.finance.gov. Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale dei mercati non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie. Visto l'articolo 53,16, legge numero 388/2000, come modificato dall'articolo 27,8 legge numero 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, di cui articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998 numero 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF e successive modificazioni e tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. Visto l'articolo 151 del decreto legislativo numero 267/2000, che fissa il 31 dicembre termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento, termine prorogato in ultimo dal comma 4 dell'articolo 30 del decreto legge 41/2021, che stabilisce che per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151,1 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Ritenuta la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42 del TUEL
Dato atto della necessità di acquisire il parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell'articolo 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267, così come modificato dal Decreto Legge 174/2012. Dato atto che il parere dei consigli circoscrizionali per evidenti ragioni di urgenza verrà reso direttamente al Consiglio Comunale ed espresso nei termini abbreviati di cui all'articolo 9,5 del regolamento sul decentramento. Propone 1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, di approvare il regolamento per l'applicazione del canone unico per l'occupazione delle aree destinate ai mercati, ai sensi della legge 160/2019, articolo 1, commi 837-845, allegato alla presente proposta, per costituirne parte integrante e sostanziale. 3. Di stabilire che le disposizioni del regolamento di istituzione e disciplina del canone di concessione dei mercati decorrono dal 1 gennaio 2021. Poi ci sono le firme del dirigente ad interim, il dottore Galatioto. Gentilmente leggiamo pure i pareri. Certo. Grazie. Allora, abbiamo il parere del dottore Basile, ragioniere generale, parere di irregolarità contabile reso sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto il regolamento per l'applicazione del canone unico per l'occupazione delle aree destinate a mercati. Perviene ai fini dell'acquisizione del parere di irregolarità contabile che è dovuto giusta modifica introdotta nell'ordinamento dell'articolo 3,1 del decreto legge numero 174/2012, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'ente, la proposta di deliberazione avente per oggetto regolamento per l'applicazione del canone unico per l'occupazione delle aree destinate a mercati. Fermo che con riferimento all'atto proponendo l'attestazione della sussistenza dei profili di legittimità e regolarità tecnica è stata resa attraverso il parere favorevole reso dai dirigenti proponenti, l'atto di cui è corredata la proposta di deliberazione in argomento, che si estende anche all'attestazione prescritta dall'articolo 1, comma 817 della legge numero 160/2019, circa la necessità che sia assicurato un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi sostituito dal canone, con esso il dirigente proponente invita il Consiglio Comunale ad approvare il regolamento per l'applicazione del canone unico per l'occupazione delle aree destinate ai mercati, ai sensi della legge 160/2019, articolo 1, commi 837-845, allegato alla presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale. Analizzata la proposta di deliberazione, tenuto conto che nella sua parte emotiva sia da formale atto che sono esclusi i riflessi diretti sulla situazione economica finanziaria e sul patrimonio dell'ente connessi all'emanazione del presente atto, nella considerazione che questo provvedimento non comporta effetti finanziari, cioè né impegno di spesa né diminuzione di entrata. Parimenti sono escluse variazioni indirette economiche e patrimoniali alla luce del vincolo imposto dalla legge istitutiva del canone riguardo all'obbligo dell'invarianza del gettito rispetto a quello conseguito dai tributi sostituiti. Si esprime parere favorevole di irregolarità contabile. Questo era il parere del ragioniere generale. Benissimo. Benissimo. Credo non abbiamo altri. No, solo questo parere. Presidente, vogliamo leggere l'altra delibera o ci vogliamo soffermare? Io direi di leggerle tutte e due e poi eventualmente facciamo un ragionamento complessivo. Sì, sono d'accordo, sono d'accordo.
prendiamo l'altra e la leggiamo. Gli altri consiglieri sono d'accordo? Consigliere Cusumano, consigliere Gelarda? Per me va benissimo, proseguiamo così, facciamo un'unica. Va bene, perfetto. Consigliere Cusumano, non c'è. Parliamo del canone patrimoniale di concessione solo pubblico, di autorizzazione esposizione pubblicitaria? Sì, questo, forse. Oggetto, regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione del suolo pubblico e di autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Premesso che l'articolo 52 del decreto legislativo 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del decreto legislativo 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale, disponendo che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti. Per effetto della disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 816 della legge numero 160 del 27 dicembre 2019, a decorrere dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817-836, denominato canone, è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati enti, e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, sono abrogati i capi 1 e 2 del decreto legislativo numero 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo numero 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo 2 del decreto legislativo numero 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970 numero 281 e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011 numero 68. L'articolo 4, comma 3 quater del decreto legge 30 dicembre 2019 numero 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020 numero 8, ha disposto che, limitatamente all'anno 2020, non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 numero 160. Si applicano per il medesimo anno l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi 1 e 2 del decreto legislativo 15 novembre 1993 numero 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo
legislativo 15 dicembre 1997, numero 446. La disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della legge 160/2019, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di canone unico patrimoniale, prevede: il canone è disciplinato dagli enti con regolamento da adottare dal Consiglio Comunale o Provinciale ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 numero 446. Considerato che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati normati specificatamente dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie. Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del decreto legislativo 507/93, approvato con delibera di Consiglio Comunale numero 90 del 27 aprile 1995 e successive modifiche di integrazioni. Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto delle pubbliche affissioni ai sensi del decreto legislativo 507/93 e contestuale adozione del piano generale degli impianti pubblicitari, approvati con delibera di Consiglio Comunale numero 93 dell'8 ottobre 2015 e successive modifiche e integrazioni, in ultimo deliberazione di Consiglio Comunale numero 35 del 14 maggio 2015. Regolamento per la concessione di suolo pubblico per attività di ristoro all'aperto, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale numero 9 del 28 febbraio 2020. Regolamento sullo sviluppo sostenibile ai fini della convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nelle aree private, pubbliche e demaniali, cosiddetta movida, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale numero 435 del 5 novembre 2015. La disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160/2019 prevede: il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva in ogni caso la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. Dato atto che anche in considerazione del particolare periodo di difficoltà socio-economica, la volontà politica è quella di evitare ogni maggiore aggravio sulle attività economiche cittadine, per cui il regolamento va improntato al mantenimento del gettito conseguito come previsto dalla citata legge 160/2019. Considerato pertanto necessario mantenere le aliquote già in uso senza aumenti nelle tasse, nonché in ragione del divieto di legge senza diminuzioni. Tenuto conto del fatto che il settore tributi ha ritenuto negli ultimi esercizi di applicare la TOSAP anche ai beni oggetto del regolamento relativo alla gestione dei beni immobiliari di proprietà comunale, su cui in precedenza si pagava solo il canone patrimoniale calcolato dall'apposita commissione istituita presso l'area delle risorse immobiliari ai sensi dell'articolo 7 del regolamento medesimo. Considerato che per effetto di tale interpretazione normativa il conseguente gettito previsto notevolmente maggiore rispetto al passato è stato iscritto nel bilancio dell'ente e pertanto oggi va necessariamente mantenuto ai sensi del citato comma 817. Preso atto dell'obbligo di legge di proporre l'approvazione del regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza dal 1 gennaio 2021 come da schema che si allega all'atto deliberativo per costituirne parte integrante ed essenziale, dato atto che con riferimento al proponendo regolamento sono esclusi riflessi diretti sulla situazione economica finanziaria e sul patrimonio dell'ente connessi all'emanazione del presente atto, nella considerazione che questo provvedimento non comporta di per sé impegno né di spesa né accertamento di entrata, con riferimento ai riflessi indiretti, parimenti non si rinvengono variazioni indirette di natura economica patrimoniale rispetto al gettito conseguito dall'imposizione sostituita, considerando che vengono mantenute inalterate le tariffe e i canoni già in uso.
Visto l'articolo 53,16, legge 23-12-2000, numero 388, come modificato dall'articolo 27,8 della legge 28-12-2001, numero 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, di cui all'articolo 1,3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, numero 360, recante istituzione di un addizionale comunale all'IRPEF e successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. Visto l'articolo 151 del decreto legislativo numero 267/2000, che fissa il 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento, scadenza prorogata in ultimo dal comma 4 dell'articolo 30 del decreto legge 41/2021, che stabilisce che per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui l'articolo 151,1 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Vista la circolare 2DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata, che ha chiarito come il comma 15 ter dell'articolo 13 del decreto legge numero 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche COSAP, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo numero 446 del 1997, e che pertanto i comuni che soggettano l'occupazione di strade, aree del proprio demanio patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari che non sono pubblicati sul sito internet www.finance.gov. Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie, dato atto delle necessità di acquisizione del parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, dato atto che il parere dei consigli circoscrizionali, per evidenti ragioni di urgenza, verrà reso direttamente al Consiglio Comunale ed espresso nei termini abbreviati di cui all'articolo 9,5 del regolamento sul decentramento. Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL, propongono dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, approvare il regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione del suolo pubblico e di autorizzazione e esposizione pubblicitaria che si allega alla presente proposta per costituirne parte integrante ed essenziale, dare atto che le disposizioni del regolamento di che trattasi decorrono dal 1 gennaio 2021. Perfetto. E su, abbiamo i pareri ovviamente, cominciamo con i pareri. Sempre parere del ragioniere generale. Parere di regolarità contabile reso sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione del suolo pubblico e di autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
perviene ai fini dell'acquisizione con parere di irregolarità contabile che è dovuto a giusta modifica introdotta nell'ordinamento dell'articolo 3,1 del decreto legge numero 174/2012, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'ente, la proposta di deliberazione avente ad oggetto regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione del suo pubblico e di autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Fermo che, con riferimento all'atto proponendo l'attestazione della sussistenza dei profili di legittimità e regolarità tecnica, è stata resa attraverso il parere favorevole reso dai dirigenti proponenti l'atto, di cui è corredata la proposta di deliberazione in argomento, che si estende anche all'attestazione prescritta dall'articolo 1, comma 817, della legge numero 160/2019, circa la necessità che sia assicurato un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi, sostituito dal canone. Con esso il dirigente proponente invita il Consiglio Comunale ad approvare il regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione del suolo pubblico e di autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che si allega alla presente proposta per costituirne parte integrante ed essenziale, che, se approvato, avrà efficacia dal 1 gennaio 2021. Analizzata la proposta di deliberazione, tenuto conto che nella sua parte motiva si dà formalmente atto che sono esclusi riflessi diretti sulla situazione economica finanziaria e sul patrimonio dell'ente connessi all'emanazione del presente atto, nella considerazione che questo provvedimento non comporta di per sé l'impegno di spesa né accertamento in entrata, oltre che, con riferimento ai riflessi indiretti, parimenti non si rivengono variazioni indirette di natura economica patrimoniale rispetto al gettito conseguito dall'imposizione sostituita, considerato che vengono mantenute inalterate le tariffe e canoni già in uso. Su di essa si esprime parere favorevole di irregolarità contabile, poiché conforme alle prescrizioni di cui alla citata legge numero 160/2019. Occorre accertare se giusta l'articolo 55,1 lettera B numero 8, previamente all'approvazione della proposta esaminanda da parte del Consiglio Comunale, non occorre acquisire il parere del Collegio dei Revisori, trattandosi di disciplina generale tariffe. Occorre in particolare accertare se il citato punto numero 8 si riferisca alle sole entrate tributarie, ovvero anche a quelle aventi natura patrimoniale. Con riferimento all'attuale situazione in cui versano gli strutturali equilibri di bilancio, si rinvia alle considerazioni svolte dallo scrivente nell'ambito della relazione, protocollo numero 258.296 del 7 aprile 2021, inviata anche al Consiglio Comunale. Si osserva da ultimo che, con riferimento all'oggetto, è pervenuta una comunicazione del signor Presidente del Consiglio, con cui si è rappresentato che la richiesta di ritiro della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale e protocollo numero 147-56-61 del 18-12-2000, di cui alla vostra nota, iscritta attualmente al numero 60 nell'ordine del giorno, verrà sottoposta al Consiglio Comunale per le determinazioni che riterrà di assumere non appena perverrà la proposta di deliberazione protocollo numero 256-988 del 7 aprile 2021. Oltre il parere del ragioniere, poi abbiamo quello del revisore. Sì, c'è questo del revisore. Andiamo a leggere. Oggetto
parere su approvazione del regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione del suolo pubblico e di autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Il collegio ha acquisito la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale, di cui a protocollo AREG del 14/4/2021, al fine dell'espressione del parere di propria competenza. Il collegio ha esaminato compiutamente la proposta, avuto riguardo anche alle motivazioni espresse. Visti l'articolo 52 del decreto legislativo numero 446-97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del decreto legislativo numero 23-2011, che conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale. L'articolo 1,816 della legge numero 160-2019, che dispone a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817-816, denominato canone, è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati enti, e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8 del codice della strada, di cui al decreto legislativo numero 285-1992, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il comma 847 del medesimo articolo 1, il comma 821 dell'articolo 1 della legge 160-2019, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di canone unico patrimoniale, che prevede il canone disciplinato dagli enti con regolamento da adottare dal Consiglio Comunale o Provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo numero 446-1997, contestualmente dalla lettera A alla lettera H, vengono indicate le prescrizioni che devono essere contenute. Il comma 817 dell'articolo 1 della legge 160-2019, che prevede il canone disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva in ogni caso la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe, che pertanto la legge numero 160-2019 stabilisce che va istituito e disciplinato il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie. 1. Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del decreto legislativo numero 507-93, approvato con delibera di Consiglio Comunale numero 90 del 27 aprile 1995 e successive modifiche e integrazioni. 2. Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ai sensi del decreto legislativo numero 507-93 e contestuale adozione del piano generale degli impianti pubblicitari approvati con delibera di Consiglio Comunale numero 93-2015 e successive modifiche e integrazioni, ultima CC numero 35 del 14 maggio 2020, regolamento per la concessione di suolo pubblico per attività di ristoro all'aperto, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale numero 9 del 28/2/2020. 4. Regolamento sullo sviluppo sostenibile ai fini della convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nelle aree private, pubbliche e demaniali, cosiddetta Movida, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale numero 435 del 5 novembre 2015. Il comma 816 dell'articolo 1 della legge numero 160-2019, che dispone il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio e concessorio previsto da norme di legge, dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. Il
il comma 817 dell'articolo 1 della legge 160/2019, che dispone il canone disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva in ogni caso la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. Preso atto delle considerazioni relative a che, dato il particolare periodo di difficoltà socio-economica, l'amministrazione intende evitare ogni maggiore aggravio sulle attività economiche cittadine, per cui il regolamento va improntato al mantenimento del gettito conseguito come previsto dalla citata legge 160/2019. Conseguentemente mantenere le aliquote in essere. Soggezione dei beni immobili di proprietà comunali in continuità come per il passato in relazione a quanto esposto. Visti lo statuto dell'ente, il regolamento di contabilità dell'ente, l'articolo 239 del decreto legislativo 267/2002 e successive modifiche di integrazioni, l'articolo 151 del decreto legislativo numero 267/2000 che fissa il 31 dicembre termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento, scadenza prorogata in ultimo dal comma 4 dell'articolo 30 del decreto legge 41/2021 a 30 aprile 2021, che il regolamento va improntato al mantenimento del gettito conseguito come previsto dalla citata legge 160/2019, l'articolo 53,16 legge 388/2000 come modificato dall'articolo 27,8 della legge numero 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote, le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. Verificato che il regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione del suolo pubblico e di autorizzazione a esposizione pubblicitaria consta di numero 55 articoli e numero 3 allegati contraddistinti dalle lettere A, B, C. Preso atto dei pareri di irregolarità tecnica espressi dal capo area allo sviluppo economico dottore Luigi Galatioto e dalla capo area alle risorse immobiliari dottoressa Daniela Rimedio, il Collegio dei Revisori esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole alla proposta esaminata come precisamente all'oggetto. Perfetto, allora, ha letto pure il parere del Collegio dei Revisori. Io direi, consigliere Scarpinato, consigliere Gelarda, consigliere Cusumano, sì. Vogliamo intervenire? Solo una breve considerazione, Presidente. Anzi, sì. Mi interessava anche acquisire... Noi le sue brevi considerazioni le conosciamo e sono sempre molto precise. Io le rinnovo sempre i complimenti, consigliere Scarpinato. Grazie, grazie, grazie. Negli ultimi tempi sempre proprio che lei molto segue molto attentamente i lavori. La ringrazio sempre a nome di tutti, guarda. Grazie, collega. È per me motivo di gioia, sa quanto la stimo ormai da tantissimi anni e dico... La ringrazio sempre per essere puntuale anche nei lavori di commissione e nel sostenere tutti i colleghi che cercano di dare un contributo. Presidente, io intanto volevo solo chiedere se era arrivata la nota dell'associazione, abbiamo incontrato le varie associazioni, il presidente, il dottor Mirri, c'erano i rappresentanti nazionali e le associazioni della pubblicità, dovevano redigere un documento e ce lo dovevano mandare per avere un quadro d'insieme più completo. Volevo chiedere alla segretaria se è arrivata questa mail. Controllo, ma no. È arrivato. Allora, Presidente, noi sappiamo bene intanto che il legislatore ci ha dato l'opportunità e quindi la data di cui, insomma, il termine ultimo d'approvazione era il 30 aprile.
Hanno spostato questa data che dovrebbe essere a maggio, però atteso che queste due delibere sono molto corpose, abbiamo quella legata ai mercatini che sostanzialmente non vanno a modificare il gettito, anche se il dottore Felice, lei era presente, ha fatto delle osservazioni secondo me degne di nota, che sarà cura di questa commissione comunque portarle all'evidenza del nuovo assessore non appena verrà in commissione. Io ritengo comunque che la seconda delibera sia una delibera ancora più corposa. Abbiamo saputo e letto e approfondito che sostanzialmente il tributo si trasforma in canone unico. Abbiamo visto come cambiano le fonti normative e qui il nostro collega avvocato Giulio Cusumano mi potrà dare conforto. Prima questa fattispecie era afferente all'articolo 52 di una legge che è abbastanza datata, che viene superata dalla 160/2019. E poi ce n'è un'altra ulteriore che sostanzialmente invece va a dare quelle che sono le tariffe. Il principio cardine è uno, Presidente, e lo abbiamo detto e lo ribadiamo, è quello che l'amministrazione comunale, i comuni, gli enti locali, a causa di questa trasformazione, non possono e non devono per legge introitare meno di quanto si introitava rispetto al vecchio tributo, oggi trasformato in canone unico. E allora, Presidente, io ritengo che ci siano invece, proprio nella seconda delibera, per alcune fattispecie, potrei citarle la classica fattispecie che è quella delle antenne, dove per alcune situazioni, per alcune tematiche, per alcune vicissitudini abbiamo lo stesso servizio che viene raddoppiato o triplicato rispetto al passato, anche relativamente alla zonizzazione, così come l'hanno definita gli uffici. Io vorrei capire l'assessore, il neo assessore, quindi la politica, che indirizzo e che taglio vuole dare rispetto a che cosa? Rispetto alla trasformazione di questo canone unico, che vede ovviamente l'unione di più tributi, e sappiamo che c'è la TOSAP piuttosto che la TARI, ma che in alcune fattispecie porta il tributo a a una maggiorazione che non fa bene sicuramente ai contribuenti. Allora, volevo proprio approfondire queste fattispecie con non solo gli uffici, ma con la parte politica, perché sappiamo bene il momento che stiamo attraversando è un momento pandemico dove tutti hanno difficoltà, però il momento pandemico si deve sposare anche con la norma. Noi siamo profondi, rispettiamo molto la legge e la norma, e quindi tutti quei disposti che discendono dal governo nazionale e che poi gli enti locali dovrebbero applicare. Enti locali che, come lei sa, normalmente hanno visto tagliare ogni anno i fondi che vengono destinati proprio ai comuni e agli enti locali stessi. E allora, Presidente, ritengo, da una parte, per la parte relativa alla pubblicità, di analizzare con calma il documento che arriverà dalle associazioni di categoria, di condividere un percorso con l'assessore che sicuramente la prossima settimana, oggi aspettavamo il collega Zacco che doveva venirci a dire, io avevo chiesto una convocazione per iscritto e il presidente ha detto no, chiamo io l'assessore e vi faccio sapere quando sarà in commissione, proprio perché queste due delibere, ma anche altre, Presidente, noi abbiamo diciamo un'ipotetica modifica del regolamento dei ORS, abbiamo anche altre tematiche afferenti al suolo pubblico, c'è tanta carne al fuoco, però è importante, proprio per andare a porre l'accento sullo straordinario lavoro che viene fatto da questa commissione, capire quello che è il punto di caduta rispetto alla politica. Per quanto mi riguarda, benissimo, la seconda delibera, e chiudo, Presidente, la seconda delibera dovrebbe essere quantomeno più confacente rispetto alle esigenze che arrivano dal territorio e dalle varie categorie.
e parlo di tutte le categorie. Poco fa ho citato le antenne, quindi vado oltre. Quindi necessita un incontro con l'amministrazione attiva e la prego di farsi portavoce anche con il presidente Zacco di questa richiesta. Grazie. Grazie consigliere Scarpinato, assolutamente sì, sono d'accordo nel procedere con l'invito all'assessore e quindi alla parte politica, l'invito agli uffici, in attesa che arrivi sia la relazione che la sostanzialmente proposta che le associazioni di categoria nel campo della pubblicità hanno detto che stanno per formalizzare. A tutela dell'amministrazione per evitare eventuali contenziosi. Ovvio. E quindi presidente Anello, mi perdoni, lei vuole incontrare prima la parte politica o attendiamo il parere dei pubblicitari e poi tutti insieme? Non ho compreso. No, lei non ha compreso perché forse non era collegato quando abbiamo avuto l'incontro con le associazioni di categoria. No, faceva riferimento il consigliere Scarpinato. Adesso la sua idea preciso subito. Non era precisare, io lo so che l'ha preciso, non l'ho capito io, cioè il modus operandi, lei vuole sentire la parte politica prima e o contestualmente ai pubblicitari quando renderanno il loro parere. Consigliere Cusumano, se mi fa terminare io glielo indico subito qual è il mio pensiero. Sostanzialmente avevamo già concordato con le associazioni di categoria che avrebbero formalizzato nel giro di qualche giorno le loro proposte con le loro richieste. Contestualmente abbiamo invitato l'assessore a partecipare e a confrontarci. L'assessore aveva dato come data venerdì prossimo. Noi abbiamo chiesto ieri espressamente al presidente Zacco di accelerare sull'incontro con la parte politica e quindi con l'assessore, a prescindere dalle richieste che formalizzeranno le associazioni di categoria del campo pubblicitario, perché nel frattempo questa delibera, che non prevede soltanto l'adeguamento del canone sulla tassa della pubblicità, ma prevede, come abbiamo visto oggi nella lettura e nell'esposizione, prevede anche tanto altro. Abbiamo convenuto e concordato che ieri il presidente Zacco si è fatto promotore di una richiesta esplicita all'assessore Martorana per incontrarla prima di venerdì prossimo, ragion per cui ritengo che sia confacente e costruttivo per il percorso che ci siamo dati aspettare l'esito della richiesta del presidente Zacco e lunedì, mi auguro martedì, incontrare l'assessore, il neo assessore alle attività produttive, per capire qual è l'indirizzo politico che si vuole dare al percorso, non soltanto di queste delibere, in generale al percorso dell'assessorato. Sì, io comprendo quello, però volevo comprendere se lei aveva invece da consigliare a me e a noi tutti un indirizzo, se lei preferisce incontrare da solo, quindi prima l'assessore e poi una congiunta insieme. No, ma questo mi ripeto, consigliere Cusumano, noi incontriamo l'assessore prima, punto. Perfetto. Dopodiché nel frattempo arriveranno le proposte, le richieste delle associazioni. Perfetto. E unitamente, presidente Anello, quello che lei decide sta bene, perfetto. Intanto non lo decido io, lo decidiamo insieme, lo decide la commissione tutta con tutti i consiglieri, e proprio questo abbiamo deciso ieri tutti insieme, tant'è che il presidente Zacco si è fatto carico di contattare personalmente l'assessore Martorana. Oggi purtroppo il presidente Zacco non è collegato e quindi non sappiamo l'esito di questo di questa sua azione. Fermo restando questo, io direi, ha ragione il consigliere Scarpinato a dire: prima sentiamo l'assessore, poi sentiremo gli uffici, poi continueremo e ci determineremo con il confronto. Se non ci sono però altri interventi, io direi di avviarci alla chiusura della seduta e il verbale lo leggiamo lunedì. Ci sono interventi? Concordo con lei. Grazie consigliere Cusumano. Consigliere Scarpinato. Per me va bene, nulla contro. Consigliere Gelarda.
Consigliere Gelarda, consigliere Gelarda in questo momento è collegato o ha problemi di linea, e allora io direi chiudiamo la seduta e ci riaggiorniamo. Consigliere Gelarda è collegato, allora problemi col microfono e non con la linea. Per me va bene, anche perché io ho commissione legalità e trasparenza, e quindi per me ottimo, va bene. Ottimo, perfetto. Allora sono le 11:14, la seduta è chiusa, buon fine settimana a tutti, a lunedì. Buongiorno, grazie, arrivederci. Chiudo la registrazione.